Buonasera. Buonasera, come sta? Tutto bene, ci diamo del tu però. Ah, se possiamo, sì, ovviamente. Molto volentieri. Allora, vedrai, e chi ci segue vedrà una diretta particolare perché io sono on the road. Ah, quindi sono in macchina, non sto guidando io. Però sono in macchina perché mi sono ritrovato in un incidente stradale, quindi sono rimasto bloccato. E allora la faremo on the road, anche questo. Molto bene. Intanto, permettimi, è un grande piacere perché è la prima volta che ci interfacciamo in diretta, anche se noi abbiamo seguito passo dopo passo, anche grazie ai servizi di Giorgio Pallini che ci ha guardato tutta la vicenda. E è enorme piacere che sia conclusa come sapevamo e credevamo sempre che sarebbe conclusa. E abbiamo ammirato moltissimo la determinazione, la resilienza, perché penso che sia il caso di sottolinearla, con la quale ha affrontato questa vicenda kafkiana, perché kafkiana è riduttivo come aggettivo. E questo libro, peraltro, è bellissimo, che ho letto. Grazie. Qui, come puoi vedere. Ecco, sì, grazie. La testimonianza del fatto. È vero. L'hai letto, ci credo. E ne abbiamo parlato anche, ovviamente, sul giornale. È un libro che mi permetto di suggerire, perché da ogni riga traspare con quale intensità emotiva e quale prezzo abbia chiesto a te e alle persone a te care. Peraltro colgo l'occasione per formulare gli auguri, perché so che ci sarà un lieto evento all'orizzonte, se non vado errato. Così assolutamente sì. Quindi grazie mille. Quindi il protagonista sei tu. Il libro si chiama La resistenza dell'acqua, un titolo bellissimo, La mia storia. Per chi non conoscesse o non sapesse o non conoscesse bene il palmarès sportivo di questo che è uno dei più grandi nuotatori di tutti i tempi, perché Filippo Magnini è stato, nell'ordine, bronzo olimpico, correggimi se sbaglio, 4 volte campione del mondo, 17 volte campione europeo, cavaliere della Repubblica Italiana e premiato con la massima onorificenza del CONI, il collare d'oro al merito sportivo. Questo è il biglietto da visita di questo signore che ci sta. E quindi volevo chiederti che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Qual è stata la molla? La molla, con tutta onestà, è stata proprio quello che mi è successo in questi ultimi 3 anni. Quindi vedere il mio nome comunque sporcato con delle accuse ovviamente insensate, devo dire che mi ha spinto a voler farmi conoscere ancora di più, ancora meglio dalle persone, perché poi cioè con queste accuse io non mi sono sentito solo colpito come atleta, perché poi alla fine devo dire la verità che forse l'atleta per assurdo è il lato della mia persona che è stato colpito meno. Perché sto dicendo una cosa strana da capire, ma perché i fatti hanno dimostrato che la mia carriera è sempre stata pulita. Quindi un atleta fa i controlli antidoping sono negativi, l'atleta è pulito, punto, basta. Quello che ha vinto, quello che ha perso ha perso e finisce lì. Questa accusa andava a colpire la mia persona. Io ho dedicato la mia vita al nuoto, ho dedicato 27 anni della mia vita al nuoto, però se consideriamo che io oggi ho 38 anni, quindi su 38 anni, 27 anni li ho dedicati al nuoto, quindi posso dire che ho dedicato tutta la mia vita al nuoto. E io fin da ragazzino ho sempre rispettato le regole che ci sono e che bisogna rispettare quando si è atleti, quando si è in un gruppo, quando si sta in una squadra, quando l'allenatore ti dà dei compiti da svolgere. Sono sempre stato rispettoso per l'avversario, quando mi ha battuto perché sicuramente è stato più bravo di me, quando lo battevo io perché sapevo che avevo battuto un ragazzo che comunque aveva gli stessi miei sogni e ha fatto gli stessi miei sforzi, però purtroppo nello sport vince uno solo. Quindi ecco, in quel caso lì mi sono sentito colpito come persona. Infatti nel libro descrivo come in questi 3 anni io ho vissuto spesso
cercando di evitare di incrociare lo sguardo delle persone, ecco. Quindi io oggi obiettivamente ho buttato tutto alle spalle, no? Quindi sono sereno, sono felicissimo, però ogni tanto, anche quando riparlo di questa cosa, di questo periodo, pensare che per 3 anni comunque un atleta come me, un ragazzo come me, perché alla fine dietro ogni atleta c'è una persona, si è quasi dovuto vergognare, no? Nell'incrociare lo sguardo delle persone dopo aver vinto tutto quello che ha vinto, alla fine non solo per me stesso ma anche per il nostro paese, per l'Italia, è stata veramente una sofferenza. Ecco, questo è stata la scintilla che ha detto: aspetta un attimo, qua tutti stanno scrivendo, qua tutti stanno dicendo qualcosa di non giusto, non vero, falso, di sbagliato, scrivo io la mia storia, perché le persone devono sapere non solo che Filippo ha vinto il mondiale, ma perché Filippo ha vinto un mondiale, quando aveva 8 anni quali erano i suoi sogni, quando era elementari quali erano i suoi sogni, eccetera. Quindi ecco, se devo dire, questa è stata la scintilla. C'è stato un momento nell'arco di questa vicenda in cui hai temuto, nonostante ovviamente tu fossi sicuro delle tue azioni, l'antica massima, mia amatissima nonna, che purtroppo non c'è più, diceva: male non fare, paura non avere. Ma c'è stato un momento in cui hai temuto di rimanere prigioniero proprio nel circuito kafkiano dei ricorsi dell'antidoping? Perché mi pare che la storia dell'antidoping, ci sono degli esempi eclatanti. L'ultimo in ordine di tempo è Iannone, che è stato riconosciuto innocente di non essersi dopato, ma è stato condannato, e non solo. Davanti al TAS adesso la WADA ha chiesto 4 anni di squalifica per il pilota. Quindi c'è stato un momento in cui hai temuto che la verità non venisse a galla? Ma allora, apro una parentesi prima. Io purtroppo io mi devo discostare per forza da tutti gli altri atleti, che poi sono molti, sono anche persone che conosco, alcuni sono amici, eccetera, che sono stati trovati positivi, ok? Questo perché? Perché probabilmente poi le storie sono come dicono loro, quindi magari qualcuno per negligenza, altri perché hanno sbagliato, altri per colpa di un'altra persona, eccetera, eccetera. Ma io ho vissuto tutto questo senza avere mai avuto un controllo positivo, ok? Questo apre e chiudo una parentesi, perché a volte, ecco, il mio nome è stato associato a figure che io ammiro tantissimo, come può essere Pantani, come possono essere altri atleti, magari dell'atletica, eccetera, eccetera. E io dico sempre: sì, però ricordiamoci che io non ho neanche avuto un caso di positività. Quindi la mia storia si parla di pensieri, ok? Perché i fatti già da soli dicevano che io ero un atleta pulito. Questo apre e chiuso la parentesi. Diciamo che in questi 3 anni sì, ho avuto paura di diventare un martire, ok? A me non interessa diventare un martire, purtroppo, nel senso, io se anche le persone che comunque cercavano di dirmi una frase per starmi vicino, per farmi sentire il loro appoggio, a volte mi dicevano: Filippo, ma noi sappiamo che te sei nel giusto, hai ragione te, diventerai eventualmente, se perdi, il martire, cioè quello che ha subito un'ingiustizia e purtroppo, no? E io dico: ok, ma io non voglio diventare il simbolo di un'ingiustizia, io non voglio diventare il simbolo, quello che viene ricordato come aveva ragione lui ma è stato tra virgolette fregato, perché comunque poi alla fine sarebbe, qualcuno avrebbe scritto che comunque io ero stato condannato, ecco. Quindi a me interessava che la verità venisse fuori, quindi ho avuto dei momenti di paura, che è stato più che altro quando ho visto determinati comportamenti e determinati modi di agire di chi doveva indagare in maniera normale, giusto indagare, giusto fare domande, giusto fare i processi, però bisogna seguire, ecco, le prassi in maniera corretta. Quando ho visto che c'era un qualcosa, chiamiamola così, di strano, perché non voglio aprire polemiche, però diciamo di strano, poi tanto chi legge il libro, insomma, le troverà lì, in maniera molto educata, le verità, ecco, quando ho visto per determinate cose ho avuto paura di diventare un martire, quindi di diventare una persona che avrebbe subito un'ingiustizia. Invece, nel mio caso, devo dire, dopo questi 3 anni, che la giustizia ha funzionato. E questa è una storia, insomma, bella. Volevo chiederti, c'è un capitolo del tuo libro che si intitola significativamente "Con Giorgia la vita riparte". Sì. Quanto ha contato questa persona? Perché traspare da ogni riga il grande amore che vi lega. Ma quanto ha contato giorno per giorno? Perché ci sono stati ovviamente dei momenti
in cui, come dire, il timore che non ti fosse resa giustizia poteva prendere il sopravvento, perché momenti di scoramento piuttosto che momenti di pessimismo. Quanto ha contato? Ma allora, io ho avuto momenti pesanti, no? Momenti dove probabilmente non me ne sono neanche accorto, ma rompevo le scatole, probabilmente non ero simpatico, e magari avevo dei momenti di tristezza e di solitudine, ok? Ma interna. Poi io ho cercato sempre minimamente di proteggere anche le persone da questi stati d'animo, quindi sentire un sorridente, o comunque come se io senza nessuna difficoltà potessi superare o sopportare questi anni. Devo dire che Giorgia è stata l'unica persona che ha vissuto da vicino ovviamente questi momenti difficili, e è stata al mio fianco in maniera impeccabile, in maniera con amore, ecco, questa è la parola giusta. Mi ha dato un sacco di consigli, ma al di là dei consigli ho avuto e so che avrò nella vita, come lei avrà nella vita, una persona sulla quale contare sempre. Però al di là di questa storia difficile, ecco, Giorgia mi dimostra ogni giorno il suo amore in ogni cosa che fa, come io spero di essere altrettanto bravo di dimostrarglielo ogni giorno. Però è ovvio che, come si dice, no, quando ci si sposa, nel bene o nel male, diciamo che nella buona e nella cattiva sorte, diciamo che, ecco, la cattiva sorte per certe cose l'abbiamo vissuta, e insomma la promessa è stata mantenuta, quindi è stata fondamentale, è stata veramente fondamentale, è stata la persona che più di tutte mi ha dato coraggio e forza per andare avanti. Ecco, a proposito di andare avanti, ma è vero che pensi a Tokyo 2021? ci penso, non so se come spettatore o come atleta, nel senso, io ovviamente, vabbè, appena un atleta, un ex atleta, magari anche come me, dice, no, lancia un sassolino, si apre uno spiraglio, ovviamente, un po' si cavalca l'onda, no? E ci può stare questo. Vorrei dire, quando un atleta del tuo calibro, il signore che passa per caso in piscina. No, certo, ma questo mi fa piacere, anche perché poi, ripeto, io ho lanciato, no, anche un po' un sondaggio nelle mie dirette quando eravamo tutti in lockdown, proprio perché un sacco di persone mi continuavano a dire: ah, Filippo torna, il nuoto non è più lo stesso senza di te, ci manchi, sai. Sono quelle persone che comunque hanno vissuto le emozioni, no, quando io ho vinto i due mondiali, comunque sono stato capitano per 8 anni, quindi ecco, questo calore io l'ho sentito post vittoria al TAS, come sogno di tante persone, e a me si è accesa una lampadina. Ovviamente il posticipare la posticipazione delle Olimpiadi ha fatto sì che questo spiraglio comunque potesse anche diventare realtà. Però ecco che poi, quando si parla seriamente, bisogna capire che dopo un atleta di 38 anni, il prossimo anno ne avrò 39, che comunque andrà a sfidare atleti italiani per qualificarsi di 20 anni, 19 anni, 21 anni, quindi cioè potrei essere loro padre, è ovvio che poi, quando io ho smesso, avevo la stanchezza fisica, per questo avevo deciso di smettere, non è facile, 3 anni che non nuoto, 3 anni che non faccio professionista, 3 anni che non gareggio, però per lasciare sempre lo spiraglio aperto, sicuramente io a livello di testa sono una persona che ama le sfide, e che può, se decide di riprovarci, sicuramente metterò tutto me stesso, questo è ovvio. Mi sono preso questi 2 mesi estivi per decidere, e poi a settembre vi farò sapere. Molto bene. Come hai vissuto il periodo di clausura forzata? Ma allora, bene, perché ero comunque con Giorgia, con Sofia, quindi la nostra famiglia, quindi bene, perché siamo stati in casa. Ovviamente noi siamo stati molto rispettosi delle regole, no, delle disposizioni che venivano date, quindi sono uscito soltanto io quelle poche volte per fare la spesa, o magari per portare fuori i cagnolini sotto casa, proprio quei 5 minuti. Devo dire, male dal punto di vista, perché a un certo punto non ci siamo resi conto che ogni giorno morivano veramente 1000 persone in Italia, no? Allora, io, se ripenso a quei giorni,
quando si ascoltava il telegiornale, si guardava, si accendeva alle 6, no, per sentire un po' il bollettino, e ti dicevano 600 morti, 800 morti, 1000 morti, 500 morti. Era quasi, purtroppo, è brutto dire, quasi una costante, una cosa normale. Ma dietro questi 600 morti, 800 morti, c'erano 700, 800 famiglie, c'erano dei figli, c'erano dei genitori, c'erano... Quindi comunque è stato un periodo tragico, e secondo me ancora non ce ne rendiamo conto del periodo tragico che è stato. Io penso che questo periodo qua sarà scritto nei libri di storia, cioè tra 20 anni, 30 anni, 50 anni o 100, 200 anni, si studierà come un periodo storico, e l'abbiamo vissuto noi, purtroppo. Devo dire che comunque dal canto nostro comunque abbiamo avuto la fortuna anche di essere sicuramente tra i privilegiati che non hanno magari perso il lavoro, non abbiamo avuto problemi né noi né i nostri familiari, quindi io mi ritengo un fortunato in questo periodo. Però è stato, ecco, un momento molto tragico che siamo riusciti a vivere bene comunque. Che significato ha la ripartenza dello sport, non soltanto nel calcio? Oggi è un giorno importante per il calcio, perché dopo 95 giorni dall'ultima partita ufficiale del Milan dà il via alla ripartenza del calcio, ma anche di tutti gli altri sport, lo stesso moto e le altre discipline, sia pure fra mille difficoltà, le partite a porte chiuse, vedremo se i palazzetti riapriranno sia pure parzialmente, così come gli stadi. Che cosa significa che ripartenza dello sport per il nostro paese? Perché non è soltanto, secondo me, per il poco vale la mia opinione, una questione agonistica, ma una questione anche psicologica, una questione, dato anche il ruolo sociale che lo sport riveste nel nostro paese. Penso per esempio alle migliaia di ragazzi che frequentano, le ragazze che frequentano le piscine, che amano, certo, finalmente potranno ricominciare a farlo. Ah, diciamo che allora nel periodo di massima sicurezza, diciamo di lockdown così, io da atleta, da ex atleta, da sportivo, da persona che pensa appunto che lo sport sia fondamentale in una nazione, però devo dire che è stato giusto così, e secondo me doveva passare in secondo piano, ok? Perché comunque io posso aver vinto i mondiali, ma non ho salvato vite, io ho vinto medaglie alle Olimpiadi, ma non ho cambiato il mondo, se non creato magari emozioni agli italiani o gioie personali. Devo dire che dal momento che la situazione è un po' più sotto controllo, lo sport è una parte fondamentale della nostra società, della società di una nazione. L'America vive per lo sport, l'America non ha altro se non lo sport. L'America non ha una storia e fa tutto attraverso lo sport. Crea appunto eventi, crea lavoro, crea speranze, crea sogni. Quindi lo sport in America, per esempio, è qualcosa che insomma è fondamentale. E io penso che lo sport è il bello di una nazione. Non esistono le cose brutte nello sport. Ok, magari, ecco, se parliamo di calcio ci possono essere anche degli episodi sbagliati, ma quelli sono i tifosi, non è lo sport il calcio. Però ecco, lo sport è fondamentale per ripartire, per far vedere che comunque ci siamo, per creare anche motivazione nei giovani, perché comunque ricordiamoci che se i giovani, i ragazzi fanno sport, non sono in altri posti o in altre situazioni sbagliate e dalle quali devono stare lontano. Quindi lo sport deve riprendere, come secondo me in questo momento deve riprendere un po' tutto, con le giuste cautele, con le giuste misure. Però è ora di riniziare a partire, è ora di iniziare, anzi già da un po' dobbiamo iniziare a ripartire facendo le cose fatte bene, e lo sport deve essere una di quelle cose che deve ripartire, anche perché comunque crea intrattenimento per le persone, crea, ripeto, tutti quegli stati d'animo che comunque le persone vogliono, no? E si aspettano anche da una nazione. Quindi bisogna riniziare lo sport come bisogna riniziare tutto. E hai parlato dell'importanza negli Stati Uniti dello sport, più che mai d'attualità nei giorni della tremenda tragedia di George Floyd. E lo sport è stato ed è tuttora in prima linea contro il razzismo. È stato un sommovimento planetario, non soltanto limitato agli Stati Uniti, ma tutto il globo. Abbiamo visto manifestazioni di protesta, abbiamo visto squadre inginocchiarsi per onorare la memoria di Floyd. Secondo te, come mai nel terzo millennio del 2020 noi possiamo assistere a scene capriccianti come quegli 8 minuti e 46
secondi durante i quali George Floyd ha visto il suo collo schiacciato dal ginocchio del poliziotto. Ma perché non si riesce a dire che l'altro, come mai? Cioè è una cosa che è molto semplice, perché ci sono delle persone cattive, non c'è niente da fare. Io la riassumo così. Io sono sicuro che se fossi stato un passante che vedevo una scena del genere mi sarei gettato contro il poliziotto a rischio sicuramente, ma avrebbero magari arrestato, sparato, è ovvio. Però non puoi assistere a una scena del genere e non fare niente. Io non sono neanche quasi riuscito a vederla, cioè l'ho guardata, sì, ma ho guardato quei pochi secondi, poi ho cambiato canale perché mi sono sentito impossibilitato e mi sono sentito quasi sbagliato io di essere la stessa razza di quel poliziotto che ha fatto questa cosa qua, no? Ci sono persone cattive. A me fa quasi strano a volte quando appunto ci stupiamo nel vedere determinate cose, perché per le persone per bene, persone buone, non possono accadere. Però accadono tutti i giorni e ci sono persone cattive. E il discorso diventa grave quando queste persone cattive non vengono punite, o quando queste persone cattive, quando non c'è una serie, una vera punizione, una galera, passami il termine, ma queste sono persone che non servono. Ci sono delle persone che nell'umanità, nel mondo, non servono. E quel poliziotto è una persona di queste, come tante altre, come insomma altre persone che fanno cose cattive magari ai ragazzini o alle donne. Ci sono delle persone nel mondo che per me non servono. Io sono molto drastico in questo. Io non sono per la riabilitazione, cioè ci sono delle persone cattive e io non vorrei mai avere a che fare con queste persone. Ogni tanto penso che la vita di tutti noi è in mano a un gioco di fortune, perché io posso essere il più bravo, il più buono, il più giusto, il più corretto, incontro una persona di queste e la mia vita finisce, non la mia, quella di mio figlio, quella di mio parente, quella. Quindi a volte dobbiamo veramente avere soltanto la fortuna di non incontrare queste persone, e non è possibile. Quindi sono persone che non servono in questo mondo. Credi che la mediazione dello sport possa servire quantomeno a sensibilizzare l'opinione pubblica di fronte a queste persone cattive? Ma allora, nello sport veramente siamo tutti una stessa famiglia, perché i miei genitori possono sedersi vicino al mio acerrimo avversario in acqua, ma cioè non è che si menano, si scannano, è un'educazione personale. Cioè io con i miei più grandi avversari sono amico, mi scrivo, io con l'atleta con cui ho condiviso il podio mondiale ci scriviamo, vengono, mi fanno le congratulazioni per il mio libro, vengono a trovarmi in Italia, io se posso vado da loro, cioè crei un rapporto, cioè sono persone come noi che stanno provando a vivere il nostro sogno, poi una volta vinco io, una volta vince lui, quindi cioè, quello che dico è che lo sport, io ho sempre gareggiato con atleti di qualunque nazione, qualunque religione, eccetera, eccetera, e ho sempre rispettato chiunque. È ovvio che a volte magari mi dà fastidio, certo, se poi chi viene da noi non rispetta anche le nostre, no, religioni, le nostre regole o quant'altro, però io penso che lo sport è un grosso veicolo per far capire alle persone che si può stare tutti insieme, nonostante si è diversissimi per tante anche abitudini di vita, no? E non abbiamo mai creato problemi, quindi lo sport deve anche insegnare questo, ma ci sono un sacco di storie stupende nei libri di sport, di atleti di sport che vengono magari squalificati vincendo medaglie olimpiche per dei gesti politici che hanno fatto, prendono parte a dei movimenti appunto antirazzisti e magari vengono dal loro paese puniti, ma l'atleta, io adesso mi viene adesso un esempio, quando ha vinto le Olimpiadi davanti a Hitler, no? Lì in Germania, e l'ha vinto con Jesse Owens, e ha vinto anche davanti all'altro atleta tedesco del salto in lungo. Io che ho letto un po' di questa storia, che poi alla fine l'atleta tedesco
è sparito, no? Però loro si sono abbracciati, hanno fatto il giro di campo insieme. Allora, ci sono, lo sport è una scuola di vita e insegna le persone a saper stare insieme, a saper stare insieme nel modo giusto. Ecco, tornando al tuo libro, vorrei assolutamente ricordare anche Paolo Madron, perché mi pare che certo, poi, insieme con te, firma questo libro. Com'è stata la tua prima esperienza di scrittore? Come funziona? Devo dire la verità che poi ad oggi ho quasi voglia di scrivere un altro libro, perché comunque è stata una bellissima esperienza. È ovvio, non mi ritengo uno scrittore, un autore, non so come si dice, però in effetti un libro l'ho scritto, no? Quindi è stata una bellissima esperienza, perché mentre io sono sempre stato per le parole, per parlare, vedi anche oggi qua forse sto parlando anche troppo nel risponderti, però a me parlare piace, anche perché posso esprimere i concetti in maniera veloce, quello che penso. In effetti il piacere di poter scrivere mi ha fatto provare l'emozione di poter scegliere la parola giusta, di poter riscriverla, no? Riscrivere una frase nella maniera corretta, e rileggendo, comunque io il mio libro l'ho riletto almeno 20 volte, penso, e devo dire che in certe parti mi emoziono, quindi la scrittura ti crea delle emozioni che forse appunto rimangono perché le puoi rileggere, cioè magari una frase ti emoziona e la rileggi 10 volte prima di girare pagina. Faccio vedere anche delle foto che presumo tu conosci. sì, lì c'è Brent Hayden nel 2006 con la corona, insomma c'è un po' di... fotografica, sì. Ama molto sport, è veramente un tuffo, è il caso di dirlo, nella tua straordinaria carriera, è veramente... molto bello, che è un libro che tra l'altro si legge tutto in un fiato, eh? E questo è già un segreto di me, perché bene, quando cominci a prendere in mano un libro e dalla prima pagina e poi ti appassioni e poi è scandito da capitoli che proprio ricostruiscono la vita della vicenda legata alla questione dopo, ma ricostruiscono la tua vita e la tua carriera. Credo che il denominatore comune di tutte queste pagine sia la passione, correggimi se sbaglio. La passione che, come ricordavi tu, ti ha spinto a dedicare 27 anni di 38 della tua vita al nuoto. Che cos'è il nuoto? Certo. Cos'è? La passione è alla base di ogni cosa che ho fatto nella vita, no? Quindi ho avuto la fortuna di poter rendere la mia passione il mio lavoro, quindi praticamente non l'ho mai considerato un lavoro, però a livello di impegno, forse anche più di un lavoro, sia fisico che mentale, che proprio a livello di tempo, però non, ecco, creato, ho fatto diventare la mia passione il mio lavoro. E il nuoto, allora, adesso ovviamente io il nuoto lo vedo come una cosa passata, nel senso che lo vedo come un qualcosa che ho fatto, una parentesi della mia vita importantissima, che mi ha dato la possibilità di essere qui oggi e parlare del mio libro, comunque di essere apprezzato per le persone, per quello che ho fatto, no? Per le imprese che sono riuscito a compiere. Lo vedo comunque come una fase di vita bellissima, perché ecco, io vivo per lo, cioè io amo lo sport in qualunque sua forma, quindi aver potuto dedicare parte della mia vita allo sport sicuramente mi ha fatto sentire per certi versi una persona realizzata, no? Quindi comunque realizzare determinati sogni o realizzare di aver vissuto comunque e di vivere tuttora una bellissima vita è un qualcosa di bello, di stupendo. Come è nato il titolo? Come è nato? Il titolo. Ah, il titolo, allora, il titolo, devo dire che avevamo fatto un po' di ipotesi di titoli, sia io che Paolo, e è nato da entrambi, forse, devo dire la verità, non mi ricordo, forse proprio Paolo ha suggerito questo titolo, però devo dire che a me è piaciuto subito perché la resistenza dell'acqua, ovviamente da nuotatore, io per 27 anni ho dovuto lottare, no? Combattere contro l'acqua, contro questa resistenza che l'acqua ti pone, perché andare avanti in acqua vuol dire spingere, vuol dire faticare, devi spostare un liquido, non è l'aria, che comunque è più rarefatta, ma insomma stare in acqua a galla è una resistenza già naturale che ti crea la piscina. E poi comunque resistenza dell'acqua, perché io penso che tutte le battaglie difficili, non solo che ho vinto nello sport, ma che ho vinto nella vita, le ho vinte anche grazie
all'acqua, grazie alla mia forma mentis che ho creato in questi 27 anni di sport. Quindi quando sei abituato a faticare e quando te inizi a faticare sai che è il momento di spingere ancora di più. Quando sei abituato che hai un dolore alla spalla e in quel momento potresti uscire, o magari il 99% delle persone uscirebbe dall'acqua, invece te rimani dentro col dolore e continui ad andare avanti. Quando perdi una gara importantissima, sei affranto, piangi, vorresti smettere, il giorno dopo sei di nuovo in acqua per provare a ritornare sul tetto del mondo. Ecco, tutte queste resistenze, tutte queste forma mentis che hai dovuto creare, poi nella vita ti dà la possibilità, quando ti capitano delle cose che purtroppo possono capitare a tutti, come quella che è successa a me, di dover lottare contro un'ingiustizia, e sicuramente ce ne sono molte altre più difficili per le persone da affrontare, ti dà la possibilità di saperle affrontare e di non mollare mai. Ecco, questo libro comunque è un libro di speranza. Io penso che nel libro che te hai letto comunque non senti una voglia di sfogarsi, di arrabbiarsi, di puntare il dito, di incavolarsi, di avere un atteggiamento negativo, ma è un libro di speranza, un libro che fa capire, signori, capiterà sempre a qualcuno, forse a tutti noi, dei momenti difficili. C'è sempre il modo per venirne fuori. Non mollate mai, ci sono le persone che saranno con voi, dovete essere forti, se siete delle persone corrette, prima o poi la verità verrà fuori. Purtroppo non è sempre così, però bisogna pensarla così e andare avanti. Direi che questo pensiero possa idealmente concludere la nostra conversazione. Volevo soltanto leggere un brano che mi ha particolarmente detto. Tornare in acqua mi dà una gioia che è insieme di sensazioni pazzesche. Appena mi tuffo, tutto il mio corpo reagisce, lo sento in ogni singola parte, si chiude un cerchio, se capiti mi piace tutto, sorrido, mentre nuoto posso smettere di pensare, l'ansia scappa, l'unica resistenza che è bello sfidare. La resistenza dell'acqua. Complimenti, è stato veramente grazie tutto. Mille. E ringraziamo tutti coloro i quali hanno avuto la bontà di seguirci. Grazie mille, veramente mi ha fatto molto piacere, bellissima chiacchierata, grazie mille. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie. Ciao, arrivederci.